Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: ricordate Mario Ferretti, vincitore del Grande Fratello 8? Dopo il reality è sparito, ecco che fine ha fatto. Pochi programmi sono riusciti a lanciare personaggi nel mondo dello spettacolo come fatto dal Grande Fratello. Non quello VIP, si intende. Sì, perché le prime edizioni del programma erano dedicate proprio alle persone estranee alla televisione ed a qualsiasi altro ambito artistico. Il pubblico aveva il compito di portare fino alla fine personalità spiccate, meritevoli non soltanto di vincere il montepremi finale, ma anche di poter farsi conoscere proprio sul piccolo schermo. È ormai passato tanto tempo dall'ultima edizione MIP. Si vocifera da qualche tempo un possibile ritorno del programma, per dare anche un po' di riposo alla versione condotta da Alfonso Signorini. Mario Ferretti. Per il momento, però, non sono arrivate conferme ufficiali. Non ci resta, dunque, che guardarci indietro e ricordare quelli che sono stati alcuni dei protagonisti. Come dimenticare, ad esempio, Mario Ferretti, che fu il vincitore dell'ottava edizione del Grande Fratello. Quell'anno fu il terzo con la conduzione di Alessia Marcuzzi, ma al tempo stesso fu anche l'esordio di Alfonso Signorini nel ruolo di opinionista. Una volta entrato nella famiglia del GF apostrofo, tra l'altro, chissà se il direttore di chi avrebbe mai pensato di diventarne lui stesso il conduttore, seppur di una versione diversa. Proprio quell'annata fu molto particolare perché diversi personaggi vennero a galla, facendosi notare dal pubblico e diventando famosi anche dopo la fine dell'esperienza nella casa. Basti pensare, per esempio, a Raffaella Fico, Roberto Mercandalli o ancora Carmela Lina Carcuro. Insomma, di certo fu un'edizione molto particolare sia per le personalità che animarono la casa, ma anche per il vincitore stesso. Il vincitore fu un personaggio molto particolare, Mario Ferretti. Mario Ferretti, dalla vittoria del GF8 al dimenticatoio, ecco cosa fa oggi. Al tempo Mario faceva il muratore, e colpì fin da subito la semplicità di un uomo entrato nella casa più spiata d'Italia senza alcun filtro. Spontaneità da vendere, e così Ferretti conquistò il pubblico al punto da meritarsi la vittoria. Ma cosa è successo dopo? Mario, una volta portato a casa il montepremi, si rese protagonista di qualche comparsata in TV, ma il tutto non durò molto. Ben preso il vincitore del GF8 si allontanò dal mondo dello spettacolo. Ma cosa fa oggi? Nel tempo Mario ha deciso di aprire un'attività tutta sua, un agriturismo chiamato il Casale di Mario, dove ospita tantissimi ospiti durante l'anno. Un modo per far fruttare anche i soldi guadagnati proprio grazie alla sua partecipazione al reality. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.